Dopo 6 minuti poteva essere una mazzata, ma siete rimasti con la testa in partita. Hai detto tu, forse avete ragionato poco, ma ci avete messo tantissimo in campo, avete comunque lavorato di squadra. Esatto, sono orgoglioso del gruppo perché ha lottato, ha giocato come la gente di Fermo vuole che giochi la loro squadra, quindi partiamo da quella base lì che non è poco, in poco tempo così si è creata una mentalità importante, una cultura del lavoro importante, quindi questo episodio negativo in questo tipo di partite qua a volte ti può condizionare fortemente, però questi ragazzi sono rimasti uniti. Sicuramente un po' ci siamo impauriti dopo quell'errore lì, niente, non abbiamo tante partite insieme, quindi un attimino abbiamo rinunciato a ragionare e quindi questo si è visto. Però anche il fatto che avete tenuto fino alla fine, siete andati a creare occasioni nel finale, nonostante una preparazione non ottimale, praticamente non c'è stata, è un segnale di crescita anche dal punto di vista fisico. Perché c'è una mentalità importante, un gruppo serio, un gruppo che è venuto qua a lavorare, a fare le cose fatte per bene. Il primo tempo abbiamo avuto un'occasione clamorosa sulla linea di Sardo, non ci è arrivato per poco, ma è stata un'azione costruita, un'azione creata, quindi abbiamo provato. Poi il campo intanto, il rimpallo non ci favoriva, ma loro volevano fare quello che andava fatto, insomma, quindi tanto di cappello, io sono orgoglioso di questo gruppo qua, lo ripeto. Anche i cambi hanno dato una bella smossa nel finale, hanno portato freschezza. Fa parte della mentalità del gruppo, perché chi entra, chi non è entrato, chi è in tribuna, tutti in città, li sentivo dietro di me, quindi partiamo da questa base che non è banale. Il pubblico ha risposto anche oggi. Tanta roba, io sapevo che oggi ci sarebbe stata questa cornice qua da parte della gente di Fermo e questo è solo l'inizio, secondo me ci toglieremo assieme alla gente delle belle soddisfazioni, come è giusto che sia per la gente di Fermo. Per me ok,